Ciao a tutte, bene l'ho rifatto? Poche cose però stavolta, sono soltanto tre pezzi. E piccolo 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 shopping da H&M. Ma quanto mi piacciono queste cosine che ho comprato, ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito cosa ho preso. Per 95 ho preso questo maglioncino a mezza manica fatto tipo all'uncinetto. Vedete? Qui è un po' più trasparente, poi ha questo pizzo e qui parte l'uncinetto un po' più strong, che quindi non è trasparente. E poi la trovo sfiziosa e graziosa. Si vede anche la mia canottiera sotto. E carina, morbidina. Spero abbia una buona riuscita dopo il lavaggio. Era la cosa che mi spaventava di più, però ho voluto prenderlo lo stesso. E questa mi è costata un po' di più, 49,95 euro. È una giacchina blu. Voi non so se avete visto l'altro mio video di shopping. Avevo preso un pantalone blu, un pantalone verde, delle scarpine marroncine con il tacco. E quindi volevo qualcosa di blu da abbinare sopra che potesse star bene, che potesse andare bene per questo periodo qui. Ero tentata dalle solite giacche blu, però mi hanno un po' stufato. Ho visto questo qui nel reparto delle cose da signora, quelle un po' più eleganti, e l'ho provato e mi è piaciuto subito. È sfiziosissimo, praticamente. Vabbè, io qui chiuderei soltanto un bottone al più, e c'è anche la cintina, anche se io la leverei anche. Lo trovo molto femminile, mi piace tantissimo qui dietro, anche le tasche. E mi piaceva troppo. Ho combattuto davvero un po' per la taglia, nel senso, questa è una 38, ero indecisa tra la 38 e la 36. Però praticamente la 36, allora qui la spallina finiva un pochino prima delle mie spalle, e per quanto riguarda qui in vita il bottoncino, quando io lo chiudevo mi tirava un pochino, e quindi alla fine ho detto vabbè, prendo una taglia in più, anche perché se voglio metterci sotto una maglietta, che non so, in autunno, metterci sotto una maglietta a maniche lunghe, almeno così posso farlo senza che sto risicata, ovviamente. E quindi questo qui mi è piaciuto davvero tantissimo. Ed infine, quindi terzo capo, come vi dicevo, ho preso soltanto tre cose a 24,95. Ci sono già dei filetti che svolacchiano, ma io li vado a tagliare subito. Ticco 1. Dov'è? Dove sei? E 3, fantastico. Ho preso questa maglia qui, tranquilla, insomma, di quelle lì morbide. Ultimamente sto in fissa con le maglie così morbide. Ce n'erano vari modelli, vi dico la verità, e mi piacciono tantissimo di questo colore tipo crema. E ce n'erano, appunto, come vi dicevo, di vari modelli, però, ed ero tentata di prenderli. Poi alla fine ho declinato perché ho detto, vabbè, sembra che ho sempre la stessa cosa. Questa, bene o male, era un po' diversa perché aveva questo pezzo qui e queste qui sopra nere. Anche se l'avrei preferita blu, sinceramente, però non c'erano blu, c'era solo nera. E quindi l'ho presa, vabbè, questa con la manica a tre quarti, che si può portare o dentro il jeans o direttamente fuori. Ma mi piace di più dentro, anche perché qui una cintina, non so. Voi che dite, una cintina qui ci potrebbe star bene o fa troppo a cazzotti con questo pezzo? Comunque, con questo è tutto. Spero di stare a posto, nel senso che ho fatto questo shopping in previsione di un paio di eventi che ho a fine mese, e quindi spero, dita incrociate, comunque, che ora che vado ad abbinare le varie cose riesca a creare almeno un paio di outfit decenti, carini e un minimo femminili. Comunque, con questo è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!